questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo semplicissimo smanicato che io ho deciso di chiamare smanicato green. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato il Big Bull. Se ricorderete, l'avevo utilizzato per creare il maglioncino Hope e mi era avanzata un gomitolo che ho deciso di sfruttare per poter realizzare appunto questo smanicato. Il mio gomitolo era iniziato e quindi di quello che mi è rimasto ho realizzato lo smanicato e me ne è avanzato veramente pochissimo. Ma se voi acquistate l'intero gomitolo potete farci anche delle bellissime maniche a tre quarti, ma forse sì, forse per una taglia S maniche lunghe sì, per una taglia M o L una manica a tre quarti, con il quale potete sfruttare questo smanicato anche in piena primavera con sotto un bel top. Io in questo momento lo smanicato lo sto indossando con sotto l'ubetto, ma ho intenzione di utilizzarlo anche con sotto una bella camicetta. Vi ricordo come sempre che in descrizione vi lascerò il link al sito Incentando con i filati, di cui potete trovare il mio stesso filato, ma non questo colore perché purtroppo è già terminato. Ma ce ne sono veramente tantissimi: c'è l'arancione, c'è il grigio, c'è il lilla, c'è il blu, c'è il rosso. No, forse mi sembra che anche il rosso è finito. Sicuramente è finito il corda, però veramente ci sono tantissimi altri colori che potete sfruttare e utilizzare anche per poter dare a questo smanicato, nonostante sia un smanicato in lana, ma lana comunque sottile, un tono comunque primaverile. Quindi un bel arancione, un bel giallo, un bel lilla, sono decisamente dei colori molto molto primaverili, che quindi con sotto un lupetto, un sotto una bella camicetta, verrà veramente un look particolare e carino, molto molto semplice. Per poter realizzare questo smanicato io ho utilizzato un uncinetto del 3,5 ed è semplicissimo, come potete vedere sono soltanto delle strisce con dei ventagli e delle catenelle, di cui io ho fatto 3 catenelle, ma come vi dirò anche nei video tutorial potete fare anche meno catenelle, quindi soltanto uno o due se volete la lavorazione più chiusa. La particolarità di questo smanicato è nella parte superiore. Io ho lavorato separatamente, una volta arrivata agli scalfi, le due parti avanti per creare questa sorta di apertura, a cui poi ho fatto passare un cordoncino per poter chiudere o aprire la mia apertura sul davanti. Diciamo che così chiusa mi piace sopra un lupetto, mentre la lascerò molto più larga, quindi stringerò molto meno il cordoncino quando sotto indosserò una bella camicia, quindi qualcosa in modo che risalti comunque il capo che indossiamo anche sotto. Quindi veramente è semplicissimo da fare, vi porta via poco tempo e io vi consiglio anche, se la volete fare proprio versione primavera o versione canotta da poter usare in estate, di utilizzare un filato come il Diva o anche come il Casbah, che è arrivato, e anche lì ci sono dei colori, uno più bello dell'altro. Io sto già lavorando un colore, ma sto facendo un cardigan top down, quindi questo spoiler. Però, quindi dicevo, potete realizzare questo smanicato con i filati che vi sono avanzati dei diversi progetti, quindi casomai farlo anche variando i colori. Se vi sono avanzati dello stesso filato dei colori diversi, quindi potete veramente sbizzarrirvi a creare questo progetto con i filati che vi sono rimasti, oppure potete optare, come vi ho detto, direttamente a fare una versione primaverile e in quel caso, o estiva, in quel caso io vi consiglio o una microfibra sottile o un bel cotone, e come sapete sul sito ne trovate tantissimi con tutti i colori a disposizione. Detto ciò, spero che questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncentando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la maglia, uno smanicato, io utilizzerò il filato Big Bull. Se ricorderete, mi era avanzato un gomitolo perché ne ho usato pochissimo, quindi un gomitolo grosso a 250 grammi, dalla precedente maglione che ho chiamato maglioncino Hope. Quindi ho deciso di utilizzare questo filato e creare appunto uno smanicato. Lavorerò con uncinetto del 3,5 e io ho montato 126 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 6, però mi raccomando, questa volta per il tipo di collo che di scollo che io ho intenzione di fare sul davanti, vi dico che chi deve mettere delle catenelle in più, quindi una taglia S, una taglia M, una taglia L, di andare a montare un numero dispari di motivi. Io, mettendo 126 catenelle su un motivo di 6, monterò quindi 21 motivi, e io direi per una taglia M
andate a montare 27 o 29 motivi, quindi andate a montare sempre di 6 catenelle, ma fate in modo di avere sempre un numero dispari di motivi. Se volete avere lo scollo sul davanti come l'ho realizzato io, stessa cosa quindi tra una via L, andate a realizzare 31 motivi, quindi un 6 per 31 e vi viene il numero delle catenelle da montare, in modo tale che davanti avrete anche voi lo stesso scollo che avrò io. Detto ciò, quindi ricordatevi, multiplo di 6, cercate di non fare 6 12 ma di fare 6 18, in modo tale da avere un 18 catenelle in più, in modo tale da avere o un motivo o due motivi in più a seconda comunque della taglia che dovete fare. Detto ciò, possiamo andare a fare il nostro primo e unico giro. Infatti sarà sempre il solito giro che andremo a ripetere, una lavorazione molto semplice che ci permetterà di utilizzare i filati che ci sono avanzati da questi progetti fatti durante l'anno, l'anno no, diciamo durante l'inverno. E quindi montate le nostre 126 catenelle, possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare, scusate, sto cercando di prendere il filo, eccomi, 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro altre due maglie alte, una e 2. 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto 5 catenelle di base, 1, 2, 3, 4, 5. Entro nella sesta e ricomincio da capo, quindi entro nella sesta e di nuovo a fare 2 maglie alte. Una e rientro 2, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro altre due maglie alte, una e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, prendo il filo, salto 5 catenelle di base, entro nella sesta e ricomincio da capo, quindi vado a fare 2 maglie alte, una, 2, 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare altre due maglie alte, una e 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo saltando 5 catenelle. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. E adesso, come vi ho detto, questo è il giro che andremo sempre a ripetere, quindi andremo a fare delle maglie bassissime all'interno dell'archetto di 2 catenelle e a questo punto facciamo 3 catenelle che sono ossa prima maglia alta, rientriamo un'altra catenella, 2 catenelle di separazione, rientriamo altre due maglie alte, 1 e 2, in questo filo però lo dovrò nascondere, va bene, 3 catenelle, 1, 2 e 3 e andiamo direttamente nell'archetto del ventaglio successivo a fare di nuovo il nostro ventaglio, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo altre due maglie alte. In questa maniera. Allora, noi stiamo iniziando da sotto. Vi dico già, se avete molto seno e vi accorgete che la lavorazione sul seno vi stringe un po', o andate ad aumentare le catenelle, quindi da 3 passate a 4, o passate a lavorare da un centro 3,5 al 4, in modo tale che superato poi l'altezza del seno, potete tornare a lavorare con l'uncinetto iniziale oppure tornare a stringere facendo di nuovo le catenelle che avevate fatto all'inizio. Questo è se avete un seno grosso e quindi diciamo che lo volete un po' più morbido sul seno e non troppo aderente. Per il resto, comunque, come vi dico sempre, quando avete preso le misure dovete cercare di prendere dove avete la parte più grossa, quindi o i fianchi o il seno. Detto ciò, io continuerò a lavorare questo giro, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il giro per arrivare agli scalfi. Poi divideremo la parte dietro e la parte avanti. E la parte avanti verrà divisa ulteriormente per creare uno scollo molto semplice ma molto carino.
Dunque, sono arrivata all'altezza degli scalfi, io ho lavorato ripetendo il motivo per 30 volte, quindi 30 volte il mio motivo. E adesso sono andata a mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori ho contato i miei ventagli e ne ho un totale di 21 e ne ho messi 10 dietro e 11 sul davanti. Andando a mettere quindi il mio ventaglio tra il primo ventaglio, il mio marcatore tra il primo ventaglio del davanti e il primo del dietro e stessa cosa da quest'altro lato, facendo 11 dietro avanti, 10 dietro. Mi raccomando, se avete un numero pari potete dividere mettendo per esempio 10 e 10, ma se avete un dispari, quello dispari va sempre sul davanti. Detto ciò, possiamo andare a vedere come fare poi la parte avanti. Come sapete, ho intenzione di fare uno scollo sul davanti in questa maniera. Vi dico già, io andrò a lavorare sui primi 6 motivi e farò la stessa cosa da quest'altro lato. Quindi mi troverò che al sesto motivo io avrò due volte all'interno due ventagli. Questo è per chi come me ha un numero dispari, mentre se avete un numero pari, dovete lavorare, tipo ne avete 10, lavorate su 5 motivi e 5 motivi da quest'altro lato, in modo tale da avere comunque l'apertura, però voi avete un'apertura normale perché non dovete andare a lavorare come noi l'ultimo ventaglio da entrambi i lati nel nostro sesto ventaglio. Quindi ripetiamo, io adesso vado a lavorare normalmente la mia lavorazione, quindi vado a fare delle maglie bassissime e vado a fare il mio primo ventaglio. Devo dividere i ventagli sul davanti giusto la metà. Nel mio caso dovrei, non posso perché ho un numero dispari, la metà sarebbe 5 da un lato, 5 dall'altro e quindi ho il sesto che posso o lasciare libero, quindi non andare a lavorare, o fare come farò vedere io quando inizierò a lavorare anche da quest'altro lato. Per adesso continuo a lavorare i miei ventagli normalmente, quindi le nostre solite 3 catenelle, maglia alta, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte, 3 catenelle di separazione e vado a lavorare normalmente. Questo fino ad arrivare al nostro sesto ventaglio. Mi raccomando, chi ha dei ventagli pari deve solo dividere a metà da sul davanti i due gruppi di ventagli, quindi nel caso ne avete 10, 5 da una parte e 5 dall'altra, e lavorare solo ed esclusivamente sui 5 da un lato fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Quindi io continuo a lavorare in questa maniera, arrivo fino al sesto, poi vi farò vedere naturalmente come girare la lavorazione e tornare a lavorare il nostro motivo. Sto per lavorare il mio ultimo motivo, quindi ne ho lavorati 5, sto per fare il sesto in questa maniera, lavorando sempre il mio ventaglio, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro altre 2 maglie alte. Quando poi andremo a lavorare quest'altro lato, lavoreremo sempre 5 ventagli liberi e l'ultimo ventaglio lo andremo a fare all'interno dello stesso ventaglio e poi lavoreremo tranquillamente i nostri 6 ventagli. Però questo è per chi ha come me un numero dispari. Chi invece ha un numero pari si fermava al 5 e anche da questo lato e poi continua a lavorare normalmente come facciamo noi adesso. Quindi ci dirigiamo con la lavorazione e con delle maglie bassissime andiamo a lavorare di nuovo il nostro ventaglio, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, un'altra maglia alta, 2 catenelle, rientriamo altre 2 maglie alte e lavoriamo questo giro fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Naturalmente, come sempre, io vi dirò quante volte ho ripetuto il motivo. Questo è solo sul davanti, dietro lavoreremo tutto un pezzo, quindi senza scollo. Lo scollo lo facciamo solo sul davanti e il dietro verrà lavorato normalmente. Una volta arrivato comunque all'altezza delle spalle, io poi dopo naturalmente quando inizio a lavorare questa parte vi faccio vedere qui come è venuto. Una volta arrivata alle spalle, li andremo a cucire. Non cuciremo tantissimo, in modo tale che sul davanti cadrà un po' la lavorazione di questo scollo che stiamo facendo e poi ci occuperemo delle maniche. Dunque, io ho ripetuto il giro per 12 volte. Vi alzo un po' la maglia per farvi vedere qui. Vedete? Qui era dove avevo la maglia, il ventaglio che mi separava i 5 di qua, 5 di qua e quindi io lavoravo nell'ultimo. E vedete come sono andata a lavorare? Ho fatto la maglia alta nell'ultima sesta, il ventaglio nell'ultimo sesto ventaglio, stessa cosa quando sono andata a lavorare da quest'altro lato e ho ripetuto i motivi per 12 volte, cioè quindi il giro per 12 volte e ho fatto la stessa cosa anche dietro. Poi sono andata a cucire le spalle che ho cucito unendo soltanto due ventagli.
sia da questa parte che da quest'altra parte. Per concludere la mia maglietta ho fatto una lunga fila di catenelle, circa 300 o 310, adesso non mi ricordo più, che ho fatto poi passare qui sul davanti. Vi faccio vedere meglio, eccomi. Per poter creare questa sorta di laccetto che mi permette di stringere o di allargare la mia maglia sul davanti. E per farlo passare è stato semplicissimo. Sono partita dal basso e saltavo, quindi sono entrata nei primi due ventagli separati, ho saltato i secondi, sono entrata nel terzo, ho saltato il quarto, sono entrata nel quinto e così via. E voi potete fare la stessa cosa, quindi vedete così come ho fatto passare i miei laccetti ad incrocio. Questo per, come vi ho detto, per poter chiudere o fare quindi un fiocchetto e chiudere del tutto, ottenere aperta e quindi con i laccetti che scendono la mia maglietta. Non farò alcun tipo di bordino laterale perché mi piace questo che si è formato con i ventagli lateralmente e anche in alto, quindi io posso dire che il mio smanicato è terminato.